Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar dedicato ai Paesi Bassi. Sono Luigi Ferrelli, direttore dell'ufficio ICE di Bruxelles, competente per il Benelux. Quello di oggi è il 17° appuntamento del ciclo di webinar Mercati in diretta, dedicato ai principali mercati di destinazione dell'export italiano, che abbiamo voluto inaugurare già nel mese di aprile per mantenere vivo il dialogo con le nostre aziende in un momento certamente molto, molto delicato e difficile, consapevoli del fatto che l'export e l'internazionalizzazione più in generale rappresentano una delle chiavi di volta per la ripresa economica del nostro paese. ICE è impegnato a fianco del governo e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in tante iniziative concrete, ad alcune delle quali probabilmente faremo anche riferimento stamattina nel corso di questo webinar. Mi limiterei a ricordare in questa sede il patto per l'export che è stato sottoscritto poco più di un mese fa, l'8 di giugno, dal Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, sia per i suoi contenuti concreti, direi anche per il valore anche simbolico che assume dell'impegno che tante istituzioni e tante associazioni che rappresentano gli interessi delle imprese hanno voluto testimoniare in questa fase. Oggi parliamo dei Paesi Bassi, un paese geograficamente vicino, molto ben conosciuto da tanti italiani anche come meta turistica privilegiata, ma che forse non sempre viene tenuto in considerazione per le opportunità commerciali, ma anche di investimento che offre alle nostre imprese. Cercheremo quindi oggi di approfondire la conoscenza di questo mercato e lo faremo con un panel di relatori che vi presento immediatamente. Abbiamo con noi stamattina il sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale con delega per l'internazionalizzazione, onorevole Manlio Di Stefano, il presidente dell'ICE, dottor Carlo Ferro, il vice direttore generale della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Stefano Nicoletti, e l'ambasciatore d'Italia nei Paesi Bassi, Andrea Perugini. Chiederei ai nostri relatori di stare nei tempi che abbiamo concordato per gli interventi. A tutti i partecipanti collegati, devo dire molto numerosi anche questa mattina, ricordo la possibilità di formulare domande attraverso la funzione chat che dovrebbe vedersi nella parte destra dello schermo, con preghiera di lasciare anche un indirizzo email per poterci poi dare la possibilità nei prossimi giorni di fornire una risposta anche a tutte quelle domande che non dovessero trovare spazio nella sessione di Q&A che apriremo alla fine degli interventi dei nostri relatori. A questo punto inizierei il ciclo degli interventi in scaletta. Saluto cordialmente e ringrazio per la sua partecipazione a questo webinar il sottosegretario Di Stefano, al quale cedo immediatamente la parola. Buongiorno, onorevole, prego. Buongiorno a tutti, grazie per aver organizzato questo ulteriore appuntamento dei webinar sui mercati in diretta, cui ho avuto il piacere di partecipare a ogni sessione, 17 con oggi. Ringrazio e saluto l'ambasciatore Perugini e il presidente Ferro, che hanno chiaramente coordinato e fatto in modo che la giornata di oggi potesse nascere. A questa sessione sono registrate parecchie aziende italiane che, come dicevate nell'intervento introduttivo, hanno interesse verso il mercato dei Paesi Bassi. Io cercherò, per quanto mi riguarda, di darvi un inquadramento sulla direzione politica che sta imprimendo la politica commerciale estera italiana. Poi chiaramente seguiranno al mio intervento altri più specifici sul mercato dei Paesi Bassi e nella sessione di Q&A sarà sicuramente molto importante lo stimolo che verrà direttamente
dalle imprese partecipanti. I Paesi Bassi, per dare un po' di contesto, sono un mercato di dimensioni medie, 17 milioni di consumatori, che certo può apparire secondario rispetto ai grandi mercati del Nord Europa, poco più di un quarto della Francia e del Regno Unito e poco intorno a un quinto del mercato tedesco. Eppure con questo paese abbiamo un florio di scambio annuo di quasi 35 miliardi, in costante crescita negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni italiane. Di questi 35 miliardi, infatti, quasi 12 sono esportazioni italiane e 23 sono importazioni appunto dai Paesi Bassi. Come saprete, certamente i Paesi Bassi sono tra i principali attori mondiali nel settore degli investimenti diretti esteri, i cosiddetti IDE, tanto in entrata quanto in uscita, e hanno impostato la loro politica fiscale in termini il più possibile attrattivi per le aziende che intendono investirvi. Non a caso, purtroppo, molte aziende italiane hanno trasferito la propria sede fiscale nei Paesi Bassi. Se ad oggi i Paesi Bassi rappresentano quindi uno dei più vantaggiosi paesi in Europa dal punto di vista della normativa fiscale, non vi nascondo che questo aspetto è anche il punto maggiore di attrito probabilmente con molti paesi europei, tra cui l'Italia. C'è infatti in corso un accesissimo dibattito, ma lo sapete bene, in sede europea su questi temi e il loro rapporto con l'utilizzo poi dei fondi europei per il rilancio dell'economia dei paesi membri. Però questo, lasciatemi dire, è un altro argomento. Oggi vogliamo parlare dei Paesi Bassi come mercato soprattutto e soprattutto come i nuovi strumenti che hanno messo a punto per fronteggiare la crisi economica del Covid che ha creato, diciamo, l'onda lunga della crisi sanitaria del Covid-19 possa essere superata anche grazie appunto al rapporto con paesi come i Paesi Bassi. In Italia sembra superata, dicevo, la crisi sanitaria, quella economica è quella che arriva sempre con un'onda più lunga. Cercherò di darvi appunto i tasselli fondamentali che abbiamo messo nel rilancio del nostro paese, partendo da una considerazione: abbiamo potuto lavorare, devo dire anche grazie a un po' di lungimiranza, in fase totalmente anticiclica, cioè programmando il futuro durante la crisi nel presente, perché questa riforma in realtà che abbiamo completato accelerando durante il Covid nasceva già da lontano, nasceva dalla unificazione delle competenze dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero degli Affari Esteri, che era nata col DL 104 di settembre, completata poi con la fase attuativa il 1 gennaio del 2020. Abbiamo potuto quindi lavorare su questa base a quello che è stato definito patto per l'export, siglato dal ministro Di Maio con le maggiori confederazioni e associazioni di categoria proprio l'8 giugno scorso. Il patto stesso è frutto di 12 tavoli verticali che ho personalmente presieduto, oltre 30 ore di ascolto con tutte le maggiori confederazioni, come dicevo, che hanno fornito dei feedback strepitosi sui quali abbiamo lavorato a integrazione del lavoro che ovviamente nasceva dalla strategia del Ministero stesso. Ci siamo focalizzati principalmente sul rafforzamento della penetrazione del Made in Italy nei vari mercati e in generale sull'internazionalizzazione del sistema economico produttivo italiano, che è un concetto ben più ampio che passa da varie riforme. Questo perché, partendo dalla considerazione che il 30% del PIL italiano è frutto dell'export, di conseguenza un obiettivo fondamentale per tenere in piedi la nostra economia è far aumentare l'export ancora. Considerate che nel 2019 avevamo chiuso l'anno con 478 miliardi di export, seconda posizione in Europa soltanto dopo la Germania, puntavamo a superare direi agilmente i 500 miliardi nel 2020. Purtroppo le previsioni andranno riviste al ribasso per via dell'arrivo poi della pandemia. Bisogna necessariamente ampliare il mercato e i mercati di destinazione. In che senso? Quel 30% di cui parlavo prima è fatto strutturalmente da poche aziende in proporzione alla platea di aziende italiane che abbiamo. Questo perché molte aziende lavorano probabilmente di più in filiera dentro il paese, poco all'estero, e quindi l'obiettivo che ci dobbiamo dare è non solo aumentare il valore assoluto dell'esportazione,
ma anche la quota di aziende che compongono a farla. Questo per dare a tutte le aziende una situazione win-win in caso anche, come abbiamo visto, di pandemie come quella che abbiamo vissuto. Per raggiungere questo obiettivo, il patto per l'export si articola in 6 pilastri, che sono comunicazione, e-commerce, formazione, informazione, sistema fieristico, promozione integrata e finanza agevolata. Per quanto riguarda la comunicazione, abbiamo appena lanciato attraverso la stazione appaltante ICE una consultazione di mercato europea per identificare i progetti più interessanti sui quali costruire la campagna di comunicazione. Parliamo di 26 paesi target che abbiamo indirizzato nel piano, una campagna che sarà straordinaria sia in termini di investimento, sia in termini di operatività, perché per la prima volta andremo a fare una campagna mirata paese per paese, con un budget specifico paese per paese, e che avrà la finalità di rilanciare l'immagine dell'Italia, quindi il cosiddetto national brand, attraverso il rilancio attraverso la promozione di alcuni settori in particolare, quelli maggiormente colpiti dal Covid sicuramente, ma direi anche in modo un po' più ampio, partendo dal macro, quindi il turismo ad esempio, fino ad arrivare al micro, che è tutto il mondo dell'innovazione, di quelle start-up che in Italia stanno crescendo in maniera incredibile e che hanno bisogno ora di essere raccontate. Per troppi anni ci siamo soffermati soltanto sulle 3F. Credo che il Covid abbia dimostrato al mondo intero che l'Italia è l'Italia anche della scienza, della ricerca e dell'innovazione. Pensate che siamo tra i primi paesi in Europa in ambito privato in termini di ricerca e sviluppo. Di conseguenza tanto da raccontare ancora, e possiamo raccontarlo concatenandolo ai filoni di successo che normalmente vengono promossi per quanto riguarda l'Italia all'estero. Chiaramente parliamo di tutta la catena, quindi ospitalità, agroalimentare, artigianato, valorizzazione dei territori, siti UNESCO, salute, un argomento dell'Italia molto forte e che spesso si sottovaluta, o anche materie ancora più innovative come l'aerospazio e la grande ricerca scientifica, appunto. Trovate la campagna tuttora visualizzabile su appaltinnovativi.gov.it/made in Italy e lì tutte le informazioni. Per quanto riguarda il secondo pilastro, formazione e informazione, quello che stiamo facendo in questo momento fa parte, ad esempio, di questo pilastro. Quindi un rapporto più stretto, più sinergico, strutturato tra lo Stato e le aziende italiane, perché se c'è una consapevolezza che il Covid ci ha lasciato è che gli strumenti digitali possono imprimere una vera accelerazione nel rapporto, appunto, tra Stato e aziende, tessuto imprenditoriale italiano. Dicevo, questo webinar è l'ultimo fino ad ora in realtà di questo ciclo che abbiamo fatto, che ha visto partecipare oltre 16.000 aziende. Se pensate agli stessi risultati con eventi fisici, sarebbero stati inimmaginabili. Quindi chiaramente uno stimolo che cogliamo e che abbiamo deciso di strutturare in altri webinar che avranno invece un taglio verticale, quindi su tecnologie o necessità, ad esempio un webinar sull'e-commerce, sul futuro delle fiere, questi li abbiamo già fatti, oppure ad esempio sulla partecipazione alle gare internazionali, oppure sulla finanza agevolata, la protezione della proprietà intellettuale, anche questo l'abbiamo già fatto, quindi per dare sempre maggiore consapevolezza alle aziende degli strumenti a loro disposizione e delle metodologie per ottenere migliori risultati. Abbiamo chiaramente voluto digitalizzare anche i processi in qualche modo, anche nel modo in cui le aziende possono consultare gli strumenti, quindi la Direzione Generale del Sistema Paese, e ringrazio il Ministro Nicoletti per questo che è collegato, ha strutturato un ebook che si chiama Una guida per partire, che è proprio uno strumento agile per accompagnare le piccole e medie imprese all'ottenimento delle informazioni che necessitano. È una guida che parte dal bisogno e arriva alla risposta, invertendo anche una logica solita, che era quella di mettere tutto insieme in un unico documento e cercare la tua risposta. Invece qui partiamo dall'esigenza. Bisognerà chiaramente investire anche sulle le competenze che servono sia in materia digitale che in materia di export, motivo per il quale abbiamo rinnovato i temporary export manager e abbiamo creato una nuova figura che sono i digital export manager, che stiamo formando
grazie anche a un accordo con la CLU, le università, e con i maggiori player dell'e-marketing, dell'e-commerce come Google, Facebook e altri, in modo tale da avere una vasta gamma di competenze, progetto che sarà come sempre cofinanziato e che permetterà alle aziende di avere in casa un esperto di digitale e di export che le possa accompagnare in un percorso di appunto crescita verso le esportazioni. A fine luglio lanceremo il portale unico per l'internazionalizzazione, che si chiamerà export.gov.it, un portale che ha una visione molto ambiziosa. Vogliamo far sì che le aziende abbiano un riferimento che costantemente le possa guidare verso la soluzione. Sarà un portale che nella release finale, che stimiamo per dicembre, avrà integrata intelligenza artificiale, machine learning, e quindi percorsi come chatbot o altre strumentazioni che permettano al portale, grazie anche a un database, di dare la risposta customizzata sull'utente che fa la domanda. Questo è un progetto molto ambizioso, però siamo già, ripeto, a buon punto perché partiamo con la prima release entro il mese di luglio. Puntiamo poi massicciamente sull'e-commerce e su accordi di vasta scala con i maggiori marketplace. Pensate che se ne stimano nel mondo 450, noi abbiamo accordi per adesso con pochi di questi, chiaramente, e in contemporanea puntiamo anche su nuovi accordi con la grande distribuzione organizzata, che sono un po' storicamente che è un po' storicamente il vulnus dell'Italia, perché non abbiamo una rete di supermercati banalmente che esponga prioritariamente i nostri prodotti. Altro pilastro di sistema filistico, che è una parte fondamentale del nostro PIL nazionale, non solo come fatturato ma anche come capacità di incoming, e quindi uno strumento vero e proprio di politica anche industriale, perché veicola poi Made in Italy nel mondo. Specificatamente per questo settore abbiamo già fatto tanto, perché ad esempio i primi fondi che hanno avuto le aziende sono stati proprio i ristori che ICE ha erogato per le fiere saltate nella primavera del 2020, oltre 20 milioni di euro. Poi in autunno faremo alcune mini fiere di settore, e soprattutto ICE si concentrerà già dalla prossima stagione fieristica sull'aumento dell'incoming di buyers. Vogliamo anche far sì che arrivino sempre di più influencer, e quindi non soltanto il buyer nel senso stretto del termine, ma chiunque possa promuovere l'Italia, la sua filiera, partecipando a eventi fieristici in Italia. Stiamo lavorando anche alla creazione di un portale digitale per il B2B, partendo dalle esperienze che abbiamo già incontrato negli anni e che possono essere poi donate quindi a chi ne vorrà far richiesta per utilizzarlo appunto come estensione della fiera fisica al digitale, appunto con un B2B online. E tutto questo è, dico fieramente, pronto sostanzialmente. Abbiamo anche, ed è molto importante sempre per le fiere, avviato un'interlocuzione a livello di diplomazia italiana con Germania e Francia per organizzare un calendario condiviso degli eventi fieristici per il nuovo anno, evitando sovrapposizioni che tendenzialmente fanno male a tutti già in tempi di pace, figuriamoci adesso. Per quanto riguarda la promozione integrata, abbiamo aumentato i fondi destinati alle ambasciate, alla rete diplomatico consolare, fondi con cui molti di voi lo conoscono già, si sono fatti negli ultimi anni eventi in contemporanea su tutte le ambasciate, come ad esempio la settimana della cucina italiana, la giornata del design, la giornata del cinema e tante altre, strumenti di promozione del paese che vogliamo ora ampliare andando anche a raccontare altri ambiti, magari meno affascinanti come la meccanica, però sicuramente pilastri della nostra economia. Il cuore pulsante della riforma per me è chiaramente invece la finanza agevolata. Lì abbiamo investito 900 milioni del miliardo e 4 totale, creando che cosa? Una totale ristrutturazione del fondo 394-81 di Sinest. Quindi abbiamo stanziato 900 milioni, di cui 300 a fondo perduto, e quindi le aziende potranno oggi chiedere un prestito un prestito del quale il 50% potrà essere finanziato a fondo perduto fino a 800.000 euro e senza garanzie. Questa è la risposta alla domanda che tutti ci hanno fatto durante i tavoli verticali, ovvero
come ampliare la possibilità di accedere a questi fondi. Ora anche le piccole aziende, non avendo problema di garanzie, potranno veramente utilizzarli al meglio. Inoltre abbiamo allargato le specificità per le quali si possono richiedere i fondi, ad esempio si potranno chiedere adesso per la patrimonializzazione dell'azienda, per la partecipazione a fiere e mostre, studi di fattibilità. Abbiamo dato la possibilità anche di utilizzarli per creare magazzini in Italia destinati all'export, e abbiamo anche esteso l'utilizzo del fondo ai paesi intra Unione Europea, che comunque rimane il nostro primo mercato di riferimento. Parliamo, vi dicevo, di 1,4 miliardi di fondi destinati all'export, di cui andiamo molto fieri. A questo chiaramente aggiungiamo i 200 miliardi di garanzie statali attivabili tramite SACE, che sono un altro blocco molto potente delle disponibilità per le esportazioni italiane. Tanto abbiamo fatto, come vedete, sicuramente non basta ancora, perché viviamo una crisi senza precedenti e probabilmente l'onda lunga della crisi economica andrà avanti per qualche anno e non soltanto qualche mese. Ma sono certo che lavorando insieme si potrà fare un buon lavoro, e devo dire che i feedback che ricevo già dal settore industriale e imprenditoriale su questi strumenti sono già positivi. Vi auguro quindi un buon lavoro, sono certo che anche grazie a questo webinar avremo ulteriori feedback importanti per implementare il nostro patto per l'export, che vi ricordo è un patto aperto, come avevo voluto definire anche col Ministro, ovvero aperto sia a nuove adesioni sia a nuove idee, perché chiaramente man mano tareremo gli strumenti a disposizione e li miglioreremo, quindi non siate timidi. La mia email la conoscete tutti, mandio.distefano@sd.it, per qualunque necessità scrivetemi e raccontatemi eventualmente le vostre esperienze sia positive che negative, così da attualizzare e correggere eventualmente il tiro. Tempo fa, era ancora molto prima del Covid, in un'intervista sulle 24 ore dissi che grazie alla digitalizzazione e ai nuovi processi l'Italia avrebbe vissuto un nuovo rinascimento. Io credo che ci siano ancora tutte le possibilità per farlo, nonostante la crisi, e credo che gli strumenti che abbiamo messo a punto, non sprecando una buona crisi, come qualcuno disse più volte, possiamo veramente raggiungere questo obiettivo. Quindi io confido in voi, ma soprattutto confido nell'interazione che abbiamo e che potrà portare sicuramente degli ottimi frutti. Vi ringrazio, io ora vi lascio perché ho altri impegni, quindi non potrò partecipare al Q&A, ma sono certo che troverete tutte le risposte utili. Grazie a tutti. Grazie molto sottosegretario per questo intervento, molti gli spunti, alcuni dei quali credo potranno essere ulteriormente sviluppati dal presidente dell'ICE Carlo Ferro, a cui cedo immediatamente la parola. Buongiorno presidente, a lei. Buongiorno Luigi, grazie, saluto il sottosegretario onorevole Di Stefano, l'ambasciatore Perugini, il direttore amico Stefano Nicoletti, e saluto soprattutto tutti i partecipanti, a cui anch'io voglio dare il benvenuto a questa nuova tappa del webinar del ciclo dei mercati in diretta, ma forse l'ultima, ma forse probabilmente poi in autunno, se utile alle imprese, riprenderemo questa iniziativa. Comunque un po' il momento di fare il bilancio di questa iniziativa con la quale l'ICE ha voluto offrire alle imprese un quadro informativo in merito alla situazione economica, alle opportunità di business, alle caratteristiche dei mercati, alle attività e dei servizi dell'ICE in diversi mercati. Forse la pausa forzata che il lockdown, quando siamo partiti con questa iniziativa, ha dato alle imprese, ha dato anche dei tempi e delle possibilità per valutare nuove strategie e mercati di esportazione, nella convinzione che l'esportazione possa essere di nuovo, come è stato dopo la crisi del 2008, il driver della crescita e della ripresa. Un rapido bilancio di questa iniziativa ad oggi: abbiamo coperto 16 paesi con oggi
2017 la partecipazione di 6.000 imprese, ma io credo che più che la quantità dei partecipanti webinar sia molto significativo il dato di ricaduta sui servizi che l'ICE può dare alle imprese come risultato di questa iniziativa, e finora sono 1.210 le richieste di servizi ai nostri uffici esteri che sono derivati da questa iniziativa, e devo dire che guardando la geografia di queste richieste abbiamo anche un segnale importante da cui impariamo che questo interesse è equamente distribuito fra i mercati cosiddetti maturi e iniziative in mercati nuovi e emergenti. Quindi, insomma, vi sto dicendo, cerco di leggere questa iniziativa come strumento per personalizzare di più i servizi dell'ICE rispetto alle esigenze delle aziende. Qua ci sono tre punti per me molto importanti. Il primo è il valore aggiunto di questa stretta collaborazione e vigilanza da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da parte dell'ambasciata con tutti gli altri attori dell'internazionalizzazione del sistema. Veramente in un'ottica di sistema, e credo che sia stato efficace che questo webinar anche nel tempo abbia avuto l'opportunità di fare eco al patto per l'export che il sottosegretario Di Stefano ha ricordato. Ecco, per l'ICE ora si tratta di mettere a terra questi programmi a servizio delle imprese, con una particolare attenzione e concentrazione sui temi della comunicazione, della formazione, del digitale e delle fiere. Seconda considerazione è sulla rilevanza della comunicazione e della semplicità di accesso per rendere più fruibili per le imprese i servizi a cui sono dedicate le risorse dell'ICE. E qua anche scelte che avevamo fatto prima del Covid sono importanti, i flying desk che riprenderanno presto anche nella presenza fisica dei funzionari ICE nelle regioni, con questa cadenza sistematica settimanale in tutte le regioni italiane, e la gratuità dei servizi per le aziende fino a 100 addetti nel nostro nuovo catalogo. E la terza considerazione è quanto l'emergenza Covid abbia accelerato la transizione verso il digitale. Sapete che stiamo premendo l'acceleratore in questa direzione col progetto della Fiera Smart 365. La piattaforma verrà presentata in questi giorni, è pronta, e con questa piattaforma le aziende potranno creare un vero e proprio stand online, ma anche restare connessi B2B con players esteri 365 giorni all'anno. E l'altro aspetto è quello dell'e-commerce, collegato con la modalità offline to online della promozione presso la grande distribuzione organizzata. Venerdì, qualcuno di voi forse ha partecipato, abbiamo presentato la nuova piattaforma con Jidong in Cina. Devo dire, stiamo in questi giorni quasi presentando una settimana i nuovi progetti. Siamo arrivati per il solo e-commerce alla presenza su 9 piattaforme e arriveremo a fine anno a 19 e nel corso dell'anno prossimo a 25. Ma l'obiettivo è proprio quello di consentire alle imprese italiane di incrementare la presenza sui principali marketplace e i retailer mondiali. E qua, avvicinandomi al tema dei Paesi Bassi, introduco un sondaggio, un dato che mi ha colpito nella preparazione di questo webinar. Nel 2018 è stato condotto nei Paesi Bassi una survey sull'uso e la provenienza dei prodotti acquistati nell'e-commerce. Il 3% degli intervistati ha indicato di avere già acquistato online almeno una volta un prodotto italiano, e questo numero è piccolino, no? Pensate che la stessa percentuale è stata del 45% che ha citato la Cina, del 26% che ha citato la Germania, del 21% il Regno Unito. Quindi un'area in cui vogliamo assistervi perché riteniamo che ci siano tante opportunità. Guardando la posizione dei Paesi Bassi, guardandola come mercato e con i numeri, e al di là se come siamo manager dei sentimenti e delle valutazioni,
Ecco, io credo che anche qua i numeri indichino dell'opportunità. L'export verso i Paesi Bassi, 11,8 miliardi di euro, è pari al 2,5% dell'export nazionale, una buona quota di partecipazione. Tuttavia sono valori in valori simili a quelli del vostro export verso l'Austria o il Belgio, prendendo degli esempi. Ecco, il rapporto del PIL dei Paesi Bassi rispetto a quello di questi due paesi è rispettivamente del più grande del 100% o del 70%. E quindi qua c'è spazio, e forse anche pre-Covid eravamo in una situazione di buon recupero, se pensiamo che nel primo trimestre, nel primo bimestre è andato molto bene, più 12,9%, e anche oggi, se guardiamo complessivamente, il calo delle esportazioni nella prima parte dell'anno nei riguardi dei Paesi Bassi per l'Italia è del 2,6%, come mentre nel verso la media dell'Unione Europea è dell'11%, guardando i dati da gennaio ad aprile. E poi io credo che anche la vostra presenza qua dimostri interesse, ma soprattutto dimostri interesse il fatto che la nostra policy dei servizi gratuiti ha un ritorno molto significativo nei riguardi di questo mercato. Pensate che le richieste di servizi nella prima metà dell'anno sono oggi un fattore di 2,4 volte quello di tutti i servizi erogati nel corso del 2019. Dal punto di vista dei contenuti, e qua aggiungo solo un punto perché la presentazione del dottor Ferrari sarà molto esaustiva, che è quello che a me piace ricordare, a cui tengo, che è il ruolo dell'innovazione nel modello economico dei Paesi Bassi e quindi nelle anche opportunità di business per le imprese italiane. Parliamo di un paese che è il quarto nell'Unione Europea secondo l'indice di Digital Economy and Society, e che valuta appunto i paesi da un punto di vista della competitività digitale, che è quarto nel Global Innovation Index, che è riconosciuto essere un hub di innovazione grazie a un elevato grado di integrazione tra centri di ricerca pubblico e privato e università e industria, devo dire anche l'Italia questa caratteristica, se vogliamo. E quindi penso proprio per questo le opportunità vanno anche ricercate in una collaborazione strategica, in un contesto di sviluppo del Made in Italy in questo paese, che sia innovativo e che possa generare un circolo win-win di scambio e di apprendimento reciproco. Ma io desidero concludere salutandovi e ringraziando tutte le imprese che hanno partecipato a questo e agli eventi precedenti di questo ciclo, e ricordandovi che l'ICE è un'organizzazione al servizio delle imprese. I nostri 78 uffici esteri, la sede di Roma, la sede di Milano, i 18 desk regionali sono finalizzati ad offrire questi servizi a tutte le imprese, a renderli più fruibili per le imprese piccole e medie, e quindi insomma con l'auspicio che questi webinar siano anche utili a meglio a rendere più fruibili e più accessibili i nostri servizi a tutte le imprese. Qua chiudo, vi saluto, vi ringrazio e auguro un buon lavoro. Grazie Presidente, anche per aver cominciato ad introdurre il tema Paesi Bassi in maniera un pochino più specifica. Io darei la parola a questo punto a Stefano Nicoletti, vice direttore centrale e capo ufficio primo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Buongiorno Ministro, a lei la parola. Buongiorno a tutti voi, un saluto dalla DGSP, sia al sottosegretario che al presidente Ferro che al nostro ambasciatore Perugini all'AIA. Io nel mio intervento non mi soffermerò ulteriormente sul patto per l'export e sul grande cantiere che è in corso qui alla DGSP, perché già l'ha descritto con dovizia di particolari il sottosegretario Di Stefano, e quindi mi concentrerò su alcune piccole riflessioni più relative ai Paesi Bassi. È stato segnalato prima
l'aspetto della fiscalità e l'attrattività che i Paesi Bassi hanno in termini di aliquote fiscali. Vorrei però anche sottolineare un aspetto forse meno conosciuto, che è quello degli investimenti che aziende italiane hanno fatto su questo mercato. Forse per esempio non tutti sanno che i trasporti pubblici di città olandesi, tipo quella di Utrecht o di Drenthe, sono in realtà gestiti da una società italiana, Busitalia, che è parte del gruppo delle Ferrovie dello Stato e che ha acquisito nel 2017 le società di trasporti pubblici di queste città. Oppure che un'azienda italiana nel settore alimentare come la Polenghi abbia una collaborazione nel settore dell'olio d'oliva con un grosso player olandese, oppure che un colosso come Essilor Luxottica abbia compiuto un'operazione di compravendita azionaria con Grand Vision, un gruppo che consta di circa 7.200 negozi in 40 paesi e che solo per l'Olanda la finalizzazione di questa operazione che è in corso potrà significare il controllo di circa 500 punti vendita nel settore dell'occhialeria. Oppure che una società non particolarmente nota e non addetti ai lavori come la Cesi abbia acquisito i laboratori dell'azienda Kema, che è la più grande al mondo nel settore degli esperti indipendenti nel settore energetico e delle fonti rinnovabili, e che con questa operazione Cesi ha potuto diventare il leader mondiale nel testing di componenti elettromeccaniche e nel settore elettrico. Sono così esempi un po' impressionistici, ma per dare anche l'idea della concretezza di un attivismo anche delle nostre aziende negli investimenti su un mercato interessante come quello olandese. Un mercato, tra l'altro, in cui noi come Italia siamo l'ottavo fornitore, abbiamo una quota di mercato del 2%, che tuttavia, se comparata con quote di mercato di alcuni grossi player europei come la Germania, che ne ha il 14%, il Regno Unito il 4.4%, la Francia il 3.1%, mostrano che effettivamente c'è anche spazio per un ulteriore incremento della nostra presenza anche a livello di export di prodotti su questo mercato. I dati delle nostre esportazioni mostrano un trend di crescita che fino alla esplosione del Covid è sempre stato caratterizzato sia nel 2018 che nel 2019, anche nei primissimi mesi, nel primo bimestre del 2020, da un trend di crescita, e quindi ci auguriamo che, superata diciamo la fase di difficoltà e di chiusure dovuta al Covid, un trend positivo possa continuare a manifestarsi, e ci auguriamo ovviamente anche che questo webinar che stiamo facendo con voi possa essere anche l'occasione per darvi spunti ed elementi per andare ad esportare su questo mercato. Grazie a voi. Grazie Ministro, ci stiamo avvicinando sempre di più al tema centrale del webinar di oggi. Ricordo naturalmente a tutte le aziende collegate la possibilità di proporre, di formulare delle domande utilizzando la funzione chat, e direi a questo punto che con Andrea Perugini, ambasciatore d'Italia nei Paesi Bassi, possiamo entrare ancor più nel vivo del tema di oggi. Buongiorno di nuovo ambasciatore, a lei la parola. Buongiorno, grazie. Vorrei innanzitutto ringraziare il sottosegretario Di Stefano, il direttore dell'ICE, dottor Ferro, e il collega Nicoletti per l'attenzione che si dedica ai rapporti con i Paesi Bassi attraverso questa iniziativa. Siamo 17esimo, che speriamo che è un numero che porti fortuna più che sfortuna,
visto le dimensioni che sono state sottolineate del mercato olandese ed il forte, ancora inespresso, potenziale che esso presenta. Vorrei dire innanzitutto due parole di inquadramento sui rapporti bilaterali, anche un po' per rassicurare e sfatare su alcune percezioni che darebbero una situazione conflittuale fra i due paesi. In realtà il contesto dei rapporti bilaterali è estremamente positivo e rimane positivo nonostante il dialogo intenso di carattere congiunturale dovuto, come sapete, alla necessità di definire un pacchetto adeguato di sostegni economici da parte della Commissione europea per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia. Sono rapporti, come dicevo, intensi e assai di dialogo positivi. Abbiamo avuto qua venerdì sera il presidente Conte che ha avuto un calorosissimo dialogo bilaterale con il primo ministro olandese. Era stato qua il 1° luglio il ministro Amendola, che ha visto il ministro degli esteri olandese Blok, e soprattutto si è incontrato con un gruppo qualificato e influente di parlamentari, perché non dimentichiamo che in questo contesto il dialogo non avviene solo fra governi, fra parlamenti, e questo è un paese in cui il Parlamento esercita un'influenza, un monitoraggio molto, molto forte nei riguardi delle posizioni che poi il governo prende nelle sedi anche comunitarie. Lo stesso ministro Blok era stato in Italia. Quindi un dialogo frequente, un dialogo intenso, una necessità di comprendere le posizioni reciproche pur nella diversità. Io non mi soffermo sugli aspetti economici bilaterali che toccherà il direttore Ferrelli, sono già stati anticipati, ma vorrei semplicemente leggere alcuni elementi qualificanti del peso specifico dei Paesi Bassi che voi trovate nel sito ufficiale dell'Agenzia Olandese di Promozione degli Investimenti. È una pubblicazione molto eloquente che si chiama Holland Compared, dove voi vedete che i Paesi Bassi, oltre ad essere, come è stato detto, la quarta economia più competitiva del mondo, sono il quinto maggiore esportatore mondiale, il secondo maggiore esportatore di prodotti di agrofood dopo gli Stati Uniti, l'ottavo maggiore investitore all'estero, la settima nazione più popolosa dell'Unione Europea post-Brexit, la quinta economia dell'Eurozona e l'ottava nel mondo come qualità della vita e la quinta come PIL pro capite. È chiaro quindi che questi dati sono molto eloquenti e dimostrano quanto questo paese abbia ancora da offrire potenzialmente alle nostre aziende. Un paese quindi che non va guardato solamente sotto un profilo delle dimensioni bilaterali, 17 milioni di persone. Questo è un paese che è un hub globale. Io quando partecipo, sono qui da 4 anni, quando partecipo alle fiere ad Amsterdam, parlo con le aziende, molte aziende, un crescente numero di aziende italiane partecipano alle fiere dei Paesi Bassi, non per vendere nei Paesi Bassi, ma per vendere in Cina, per vendere in America Latina, in Russia. Quindi è un trampolino globale grazie alla forte proiezione esterna di un paese che ha l'86% di export sul PIL, che esporta 495 miliardi, 350 nell'Unione Europea, ma 145 nel resto del mondo. Una parte di questo export rappresenta un canale molto importante per le aziende. D'altronde, avere un paese che ha un porto, il porto di Rotterdam, e un aeroporto che sono chiaramente ipertrofici rispetto alle dimensioni
economiche e demografiche, e anche questi sono elementi che dimostrano come questo, ripeto, è un paese con una forte proiezione globale. Sono stati sottolineati, già accennati negli interventi precedenti, quali sono i punti di forza di questa economia. Non dimentichiamo il sistema giudiziario, che è molto efficiente, una burocrazia snella e un alto tasso di digitalizzazione dei servizi, che ha fatto sì che il paese non si sia fatto trovare in realtà impreparato, dove un paese dove lo smart working era già un concetto ben radicato prima ancora dell'impatto della pandemia. Naturalmente questo paese ha subito, come altri, l'impatto economico negativo della pandemia, ha avuto una contrazione del PIL certo inferiore alla nostra, ma comunque indicativa, il 6,4% del PIL, e ha registrato e sta registrando una contrazione, naturalmente, purtroppo anche nel campo della disoccupazione, che quest'anno salirà al 4,6%. E potrebbe intensificarsi, secondo le previsioni del governo, arrivare al 7,3 nel 2001. Tuttavia è un paese il cui 90% della popolazione, il 92% della popolazione parla inglese, con un sistema universitario che si basa essenzialmente su studenti stranieri, e che presenta 9 settori prioritari, tra i quali i più promettenti comprendono l'agroalimentare, l'orticoltura, l'industria chimica, le alte tecnologie, le life sciences, la logistica, l'industria creativa e naturalmente l'acqua e l'energia. Tutto questo con un'attenzione trasversale per quanto riguarda la ricerca e sviluppo e l'innovazione. L'innovazione è un tema trasversale che è di grande attenzione anche da parte della famiglia reale, che si impegna nei viaggi all'estero sostenendo le aziende italiane. L'impatto del Covid è stato significativo anche in questo paese. Loro hanno adottato quello che chiamano lo smart working, perché in realtà hanno chiuso solamente i settori cosiddetti dei servizi alla persona, ma non hanno chiuso tutte le attività economiche e produttive. Al momento, per darvi un esempio, l'obbligo della mascherina esiste solo nei mezzi pubblici. Abbiamo qui una struttura di sostegno economico-commerciale insieme all'ambasciata, articolata, oltre che naturalmente sull'ufficio ICE, che è basato a Bruxelles. Abbiamo una Camera di Commercio italiana che finalmente si è ristrutturata e adesso è in grado di rappresentare non solo l'Horeca, che è sicuramente comunque un settore prioritario, ma anche gli altri settori molto più ampli. Il vice direttore Nicoletti ha citato alcuni esempi eloquenti di acquisizioni, di attività economiche nel settore dei trasporti. Abbiamo anche acquisizioni nel settore dell'elettronica, della medicina, della difesa. Quindi un paese a cui bisogna guardare non solamente per esportare, ma anche come opportunità di investimento, in stretto coordinamento con l'ambasciata. Io ho esperienze in paesi emergenti e devo dire che comparativamente a quelle trovo che
c'è nei riguardi delle istituzioni nei Paesi Bassi una minore propensione da parte delle aziende a rivolgersi all'ufficio commerciale, all'ufficio ICE. Quindi vorrei cogliere questa occasione invece per incoraggiare le aziende a non esitare nel contattare l'ambasciata, nel contattare l'ufficio commerciale, perché appunto grazie a questa rete economico-commerciale istituzionale che ho citato abbiamo la possibilità di dare un concreto sostegno a tutte le aziende che si rivolgeranno a noi. Grazie, grazie mille, rimango a disposizione per eventuali quesiti. Grazie, molte grazie ambasciatore per questo intervento che devo dire pur nella sintesi ha offerto devo dire molti spunti interessanti che io adesso proverò almeno per alcuni di questi ad articolare ulteriormente attraverso la mia presentazione che sarà supportata da alcune slide che dovreste fra breve cominciare a vedere sul vostro schermo. Dunque, i Paesi Bassi è stato già ricordato, un paese relativamente piccolo ma con oltre 17 milioni di abitanti che fanno dei Paesi Bassi, se escludiamo alcuni microstati, il paese a più alta densità di popolazione in Europa. Un paese, dall'inizio con la presentazione, chiedo ai colleghi di Roma di seguirmi nella presentazione. Eravamo partiti da alcuni dati di carattere generale su cui andiamo molto veloci, un paese relativamente piccolo con 17 milioni di abitanti, pienamente inserito, dicevamo, nel sistema delle relazioni politiche ed economiche internazionali, ma volevamo soprattutto soffermarci su alcuni caratteri distintivi del paese, cui si è fatto già in parte cenno nei primi interventi della mattinata. Un paese ad elevato grado di digitalizzazione, i Paesi Bassi, che è stato anche recentemente misurato da un'indagine della BEI, che ha collocato i Paesi Bassi insieme alla Danimarca al primo posto in Europa per evoluzione digitale. Molto bene per quanto riguarda big data, internet delle cose e utilizzo delle piattaforme digitali. Altro elemento che è emerso in parte già nelle presentazioni, il ruolo fondamentale che i Paesi Bassi svolgono per quanto riguarda i prodotti agricoli e l'agroindustria, floricoltura e orticoltura come settori portanti dell'economia, ma direi soprattutto il fatto che nei Paesi Bassi operano 12 delle più importanti aziende multinazionali del settore, alcune spero le possiate vedere nella slide, aziende che non solo producono parte di quello che poi vendono nel mondo nei Paesi Bassi, ma che hanno nei Paesi Bassi soprattutto i propri centri di ricerca e sviluppo. Elementi che tutti insieme considerati fanno dei Paesi Bassi il secondo esportatore al mondo dopo gli Stati Uniti per quanto riguarda i prodotti agricoli e agroindustriali. E poi, altro elemento che vorremmo portare alla vostra attenzione, i Paesi Bassi rappresentano una piattaforma importante per quanto riguarda innovazione, ricerca e sviluppo grazie a una serie di cluster, di solito ne vengono ricordati 7, dove si realizza un modello di integrazione fra centri di ricerca, università, sistema delle imprese e pubblica amministrazione in tanti diversi settori, dalla chimica alle nanotecnologie, alle scienze della vita, ai software. Ma venendo adesso all'andamento dell'economia nei Paesi Bassi, alcuni piccoli flash. In anni recenti i Paesi Bassi hanno registrato dei tassi di crescita del prodotto interno lordo sistematicamente superiori a quelli medi dell'Unione Europea. Ancora nel 2019 l'economia olandese è cresciuta dell'1,8% rispetto ad una media UE dell'1,5%. Naturalmente, ne accennava l'ambasciatore, l'impatto della crisi sanitaria si fa sentire anche sull'andamento dell'economia
olandese, cito i dati di previsione recentissimamente pubblicati dalla Commissione Europea, si attende quest'anno una contrazione del PIL del 6,8%, che è certamente importante ma significativamente meno pesante della media UE, che è superiore all'8%, e si attende poi una ripresa in misura di poco inferiore al 5% per il prossimo anno. È chiaro che poi la pandemia incide anche sull'interscambio commerciale. È stato ricordato l'economia dei Paesi Bassi è un'economia tradizionalmente aperta agli scambi, i valori molto importanti delle esportazioni ma anche delle importazioni olandesi sono stati ricordati, un saldo positivo della bilancia commerciale nel 2019 per quasi 60 miliardi di euro, che corrispondono grosso modo al 6% del PIL. Naturalmente anche l'interscambio commerciale sarà toccato dalla pandemia, con importazioni ed esportazioni che dovrebbero, dei Paesi Bassi, che dovrebbero contrarsi in misura dell'11 e del 10,5 rispettivamente, ma anche in questo caso per il prossimo anno, per il 2021, è attesa una importante ripresa dell'8 e del 7%. Venendo all'interscambio con l'Italia, i numeri sono già stati ricordati, 12 miliardi circa di esportazioni italiane verso i Paesi Bassi, 23 miliardi di importazioni, Italia ottavo paese fornitore, sesto paese cliente, ma vorrei soffermarmi in questa sede soprattutto su, come dire, a vedere un pochino più in dettaglio che cosa c'è dentro questi 12 miliardi che esportiamo verso i Paesi Bassi. In questa slide abbiamo voluto riportare le principali voci dell'export italiano, la più importante delle quali è rappresentata sostanzialmente dalle tecnologie e dai beni strumentali. Esportiamo per quasi 2 miliardi di euro abbiamo esportato nel 2019 con una crescita anche importante, superiore al 5%. In questo aggregato abbiamo le macchine utensili, abbiamo le macchine per il confezionamento e l'imballaggio, abbiamo le macchine per l'industria alimentare, abbiamo le macchine e le tecnologie per la lavorazione della plastica. La seconda voce dell'export italiano è rappresentata dall'agroalimentare e dai vini, su cui torneremo con una slide ad hoc. Molto importante la farmaceutica nelle esportazioni verso i Paesi Bassi, così come lo è per tutto l'export italiano. Abbiamo superato il miliardo di valore esportato nel 2019 con una crescita superiore al 7%. Abbiamo poi il tessile abbigliamento, 1 miliardo di valore esportato, però con un calo del 5,6% nel 2019, e probabilmente il tessile abbigliamento, fra tutti i settori portanti delle esportazioni italiane in generale, nello specifico dei Paesi Bassi, è quello che probabilmente soffre di una qualche difficoltà strutturale. Ci sono poi gli articoli in gomma e materie plastiche con quasi mezzo miliardo di export, ma verrei per un approfondimento all'agroalimentare e ai vini. I dati del 2019 confermano e consolidano una tendenza alla crescita che si era registrata anche negli anni precedenti. Siamo oltre 1,2 miliardi di esportazioni con una crescita superiore al 4%. In particolare abbiamo voluto indicare in questa slide l'andamento di alcuni beni specifici: molto bene il vino con una crescita quasi del 9%, molto bene il lattiero caseario, oltre il 10% di crescita, molto bene il caffè, più 15, anche se su valori assoluti sicuramente meno importanti, cresce meno l'olio, ma consolida l'olio extravergine, che consolida comunque la crescita degli anni precedenti. È stato detto crescita che si sta consolidando in questo settore, ma crediamo che i margini ulteriori di crescita ci siano e il potenziale sia ancora elevato, anche per quanto riguarda l'agroalimentare, io direi poi soprattutto per quanto riguarda le tecnologie e i beni strumentali.
Naturalmente i dati del 2020, anche per quanto riguarda l'interscambio con l'Italia, soffriranno della crisi, ma se guardiamo i dati dei primi quattro mesi, quello che colpisce nell'andamento dell'interscambio fra l'Italia e i Paesi Bassi è il fatto che la contrazione dell'interscambio è meno rilevante di quella che registriamo nei rapporti con altri paesi tradizionali di destinazione del nostro export, quali ad esempio la Francia e la Spagna. Abbiamo poi voluto ricordare in questa presentazione altri settori opportunità per il Made in Italy. È cresciuto molto di importanza nei Paesi Bassi in anni recenti il biologico e l'organico, sia proprio come settore di sviluppo dell'economia olandese, ma anche nella percezione e nell'attenzione dei consumatori. Quindi riteniamo che le produzioni biologiche ed organiche abbiano importanti prospettive nel paese. Certamente questo riguarda l'agroalimentare, può riguardare il vino, ma potrebbe riguardare anche per esempio altri settori quali quello della cosmetica, e un accenno al biologico lo farei poi alla fine della mia presentazione per quanto riguarda le attività dell'ICE previste nel paese. Altro settore che ricorderei in questa sede è la nautica, la cantieristica olandese è un settore molto importante dell'economia olandese, si è anche trasformato e riconvertito in anni recenti, continua a crescere in termini di fatturato e di addetti impiegati ed è certamente un settore che può offrire importanti opportunità per le tante aziende italiane che operano anche nel settore della componentistica e dell'accessoristica per la nautica. Del grado di evoluzione digitale dei Paesi Bassi abbiamo detto, qualche numero anche sull'utilizzo di internet e l'e-commerce: il 90% della popolazione utilizza internet, 13 milioni e mezzo di olandesi effettuano acquisti online, oltre un terzo di loro lo fa utilizzando lo smartphone, e il valore delle vendite online nel 2019 ha raggiunto quasi 26 miliardi di euro, che è un valore per un paese relativamente piccolo come l'Olanda sicuramente molto molto ragguardevole. I principali marketplace che operano sul mercato li vedete in questa slide, alcuni sono genuinamente olandesi come Bol.com, che viene primo in termini di fatturato 2019, nella graduatoria c'è anche Albert Heijn, che è anche un grande protagonista della grande distribuzione organizzata fisica, ma che svolge un ruolo importante anche per quanto riguarda l'e-commerce. Il vero fatto nuovo del 2020 in questo ambito è rappresentato dall'avvio della piattaforma neerlandese di Amazon, quindi di Amazon.nl, da marzo di quest'anno. Non che prima gli olandesi non utilizzassero Amazon, ma ricorrevano in particolare alla piattaforma tedesca. L'arrivo di Amazon certamente è un indicatore dell'importanza per quanto riguarda l'e-commerce dei Paesi Bassi in prospettiva. Nella parte destra della slide vedete i dati che ricordava Carlo Ferro, circa il margine importante che il Made in Italy ha probabilmente in termini di crescita per quanto riguarda le vendite online. I Paesi Bassi sono un paese naturalmente che, oltre ad offrire opportunità sotto il profilo commerciale, offre importanti opportunità anche in termini di investimenti. Il ministro Nicoletti ha ricordato alcune operazioni recenti importanti che sono state realizzate nel paese da aziende italiane, alcune note, altre meno note, ma che hanno comunque realizzato delle operazioni molto importanti. Del regime fiscale competitivo si è detto, del sistema universitario e della forza lavoro qualificata, dell'integrazione fra università, centri di ricerca e industrie anche, e un sistema infrastrutturale di primissimo livello che vede il porto di Rotterdam, primo porto europeo per movimentazione e container, un ruolo molto importante anche per il traffico cargo di Amsterdam Schiphol, e anche una rete ferroviaria molto molto capillare. E anche un sistema fieristico, anche questo è stato ricordato,
di livello internazionale, la cui importanza va ben oltre i confini dei Paesi Bassi. Alcuni dati, anche questi sono stati già accennati, ma che rendono l'idea in qualche modo del ruolo che a livello globale, anche in materia di attrattività per quanto riguarda gli investimenti, svolgono i Paesi Bassi. Sono quarti al mondo per l'indicatore di competitività del World Economic Forum, quinto paese al mondo per IVA in entrata e, ricordiamo anche in questa sede, ottavo posto al mondo nelle graduatorie di Transparency International. Un brevissimo cenno, andrei qui abbastanza veloce, ma c'erano un paio di punti che vorrei toccare. È vero, è passata qualche settimana, l'abbiamo fatta a maggio, una piccola indagine presso gli operatori olandesi che trattano prodotti agroalimentari e vini italiani per cercare di misurare un pochino gli effetti della pandemia sul settore specifico. Quello che merita di essere ricordato è in particolare un dato che vediamo nella slide successiva, cioè che quasi tutti gli operatori interpellati si sono dichiarati disponibili a valutare nuove proposte commerciali di produttori italiani. Naturalmente il nostro ufficio di Bruxelles, che lavora, devo dire, in stretto raccordo con l'ambasciata all'AIE e con il suo ufficio commerciale, è a disposizione delle aziende italiane, in particolare per l'individuazione di potenziali partner. E chiuderei ricordando alcuni eventi importanti che vedranno, interesseranno i Paesi Bassi nell'ultima parte del 2020 e all'inizio del 21. Ne ricorderei in particolare tre. A novembre Metz Trade, la grande fiera per l'accessoristica per la nautica che da tanti anni vede ICE impegnato con Confindustria Nautica nell'organizzazione di una importante collettiva. A dicembre, inizio dicembre, PLMA, che è il più importante evento mondiale per il settore del private label. A dicembre si tratta della edizione che avrebbe dovuto svolgersi nel mese di maggio, grande collettiva anche qui organizzata da ICE con quasi 200 aziende. E da ultimo ricorderei un'iniziativa più piccola, ma che voglio ricordare in questa sede perché è una novità, una collettiva che organizzeremo proprio per il settore del biologico e dell'organico a gennaio del 2021 a nord di Amsterdam, a Zwolle. Io chiuderei qui la mia presentazione e a questo punto credo che possiamo passare alla sezione di domande e risposte. Domande ne sono arrivate, devo dire molte, ne ho ricevute già diverse. Naturalmente c'è interesse non so, tante delle informazioni che abbiamo fornito sui Paesi Bassi, ma c'è anche naturalmente interesse per le iniziative di carattere più generale che il sistema paese sta mettendo in campo in questa fase in materia di internazionalizzazione. Ce ne sono diverse, per esempio relativamente al Global Startup Program, che è un programma che da tre anni a questa parte ICE ha avviato, e quindi io chiederei a Carlo Ferro, al presidente dell'ICE, di dirci qualcosa di più sul Global Startup Program e su come le aziende, alcune ci stanno seguendo in questo momento, possono poi aderire e partecipare al programma. Sì, grazie. La domanda consente anche di ricordare in questi giorni che siamo in fase di acquisizione delle richieste di partecipazione da parte delle aziende, e questo, il bando scadrà il giorno 16, se non sbaglio, il 16 di luglio, per cui vale la pena di ricordare. Il Global Startup Program è un'iniziativa destinata a startup innovative che offre la possibilità di svolgere per circa tre mesi una esperienza presso un acceleratore in paesi esteri e che per quest'anno intende riguardare 150
giovani imprese destinate su 10 diversi paesi. I paesi sono paesi tipici della grande innovazione come gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania, la Francia, il Regno Unito, sono paesi emergenti ma già molto forti nell'innovazione come la Cina, l'India e gli Emirati Arabi, ci sono alcuni, c'è un paese del Sud America che è l'Argentina, per quest'anno non c'è l'Olanda, ma l'idea è anche che questo programma vada a rotazione. Poi questa iniziativa si incrocia con un'altra importante iniziativa che aveva l'ambasciata di Tel Aviv per quello che riguarda la possibilità per le start-up di andare in Israele, quindi colgo l'occasione per ricordare questa opportunità, anche perché proprio in questa settimana poi va a scadere il termine per la presentazione delle domande. Grazie Presidente. Un partecipante al webinar chiede maggiori informazioni sull'ebook per l'internazionalizzazione, cui si faceva cenno in uno degli interventi, e chiederei al Ministro Nicoletti di dirci qualcosa di più in proposito. Come diceva il sottosegretario, l'ebook è il frutto di un lavoro collettivo che abbiamo coordinato assieme ad apporti che abbiamo avuto sia dall'ICE, sia dal CDP, SACE, SIMEST e sia anche dalle regioni italiane, per cercare di mettere assieme uno strumento molto agile che potete tra l'altro scaricare gratuitamente dallo stesso sito del Ministero degli Esteri. Si intitola Export, una guida per partire, strumenti e servizi pubblici a portata di PMI. Presenta una grafica particolarmente attrattiva con diciamo come fil rouge quello di una piccola piantina originariamente invasata in un vaso rappresentativo dell'Italia e che poi invece si radica sul mondo, e via via che questo radicamento prosegue diventa sempre più florida. Questo motivo grafico che accompagna l'ebook vuole essere un po' un accompagnamento alle piccole imprese, anche alle microimprese non ancora esportatrici o esportatrici saltuarie, per accompagnarle sul percorso dell'internazionalizzazione. È un approccio fatto sulla base dei bisogni, quindi è un percorso di accompagnamento che parte nel capitolo primo dalla parti da te stesso, impara il linguaggio dell'export, e quindi da in un'ottica un po' socratica, quasi maieutica, di interrogarsi prima su se stessi, sul quello che si ha all'interno dell'azienda come prodotto, per poi nel capitolo secondo informarsi e quindi scoprire i mercati e le opportunità, poi nel capitolo terzo capire come finanziare il tuo ingresso nei mercati esteri, nel capitolo quarto capire che tipo di programmi e di supporti ci possono essere a livello regionale, e infine il capitolo quinto è quello dello sbarco sui mercati esteri, e quindi del capire che c'è una rete fatta dalle ambasciate, fatta dai consolati, fatta dagli istituti di cultura, fatta dalla rete dei 78 uffici dell'ICE, fatto dalla rete delle camere di commercio italiane all'estero, tutta una rete coordinata dalle nostre sedi all'estero, dai nostri ambasciatori, che costituisce, diciamo, l'ultimo miglio e il referente, la porta a cui bussare quando un'impresa sbarca su un mercato estero. Io invito pertanto tutte le imprese che ci seguono ad andarsi a fare il download di questo ebook, che è facilmente leggibile, che ha tutta una serie di rimandi interni come tutti gli ebook, e che può costituire effettivamente un aiuto per pensare a come organizzarsi internamente per affrontare la sfida dei mercati esteri. Grazie.
Grazie Ministro. Un partecipante torna sull'argomento toccato dall'ambasciatore Perugini a proposito delle tensioni che si sono registrate quest'anno fra il governo olandese e il nostro paese, per chiedere se questo in qualche modo non possa poi condizionare l'andamento dei rapporti commerciali fra i due paesi. Prego, ambasciatore, se vuole aggiungere qualcosa alle considerazioni che ha già fatto nel corso del suo intervento. Grazie mille. La mia risposta alla domanda se l'attuale dialettica a livello politico fra i due paesi incida in alcun modo nel rapporto economico-commerciale è no, non incide in alcun modo, nemmeno incide la percezione delle caratteristiche della fiscalità dei Paesi Bassi, non è un ostacolo, anzi, come ha sottolineato anche il sottosegretario Di Stefano, è un incentivo, ma ripeto, il contesto dei rapporti bilaterali è stato dipinto a tinte fosche dalla stampa in una maniera che non corrisponde alla realtà. Lo stesso presidente del Consiglio italiano ha concesso un'intervista al principale quotidiano olandese in cui ha smentito che questo corrisponda alla realtà. Quindi parliamo di rapporti economici propizi e positivi, e anche di rapporti politici di dialettica, di contraddittorio, di confronto, ma di uno spirito estremamente costruttivo e di due paesi che hanno moltissimo in comune e sono interdipendenti, le cifre lo dicono, e sono consapevoli di essere sempre più interdipendenti. E direi sotto questo profilo che Brexit, il venir meno del rapporto con il Regno Unito, ha reso moltissimi operatori e moltissimi imprenditori olandesi consapevoli della necessità di bilanciare questo fenomeno con un rafforzamento dei rapporti economici con l'Italia. Grazie. Grazie ambasciatore per questa sua chiosa rispetto a quanto aveva già accennato nel corso del suo intervento. Credo sia molto importante, perché effettivamente quello che a volte traspare dalla stampa merita poi di essere in qualche modo ulteriormente precisato. Ci sono molte domande anche relative all'agroalimentare e ai vini, una in particolare per quanto riguarda i vini. La domanda è se ci sono opportunità per i vini italiani. Certamente sì, abbiamo visto la tendenza alla crescita molto importante nel corso del 2019. Peraltro il settore agroalimentare, quello dei vini, è un settore che ha sofferto e sta soffrendo meno di altri anche in questo 2020. Naturalmente ne approfitto per ricordare un aspetto importante che riguarda certamente i vini, riguarda l'agroalimentare in generale, ma forse anche tutti i beni di consumo, che per quanto nei Paesi Bassi ci sia una crescente attenzione alla qualità e anche una crescente conoscenza del Made in Italy, legata anche a un flusso molto importante di turisti olandesi che ogni anno raggiungono il nostro paese, l'elemento prezzo continua a rimanere un elemento molto importante nelle scelte che vengono fatte poi dai consumatori, marcando in questo anche una differenza per esempio con il Belgio, dove l'elemento prezzo non sempre è l'elemento guida. Nei Paesi Bassi ancora oggi l'elemento prezzo per i vini, ma anche per l'agroalimentare in generale, più in generale per i beni di consumo, è un elemento molto importante. Naturalmente c'è un'evoluzione, c'è una tendenza anche a
potremmo dirlo sinteticamente, bere meno e bere meglio, questo ce lo dicono anche i dati, se facciamo un po' di analisi sui dati in quantità e in valore di quello che esportiamo, ma certamente l'elemento prezzo resta centrale. Molto interesse direi anche per i digital export manager. Un partecipante chiede maggiori informazioni e anche su come poi poter accedere al programma e avvalersi quindi del supporto di un giovane digital export manager, e molto naturalmente sottoporrei questo quesito al presidente Ferro. Sì, grazie della domanda. Questa è veramente un'azione di sistema, perché il sistema mette a disposizione, con i voucher per il Temporary Export Manager, che sono gestiti dal Ministero degli Affari Esteri con Invitalia, la possibilità di avere presso la propria impresa esperti che temporaneamente supportino i processi di internazionalizzazione. L'ICE svolge l'attività di formazione, di accompagnamento e di coaching di questa iniziativa, e ai fini di dare uno spin, un taglio più digitale a queste professionalità, abbiamo appena lanciato un nuovo corso di formazione per Digital Export Manager. Il bando anche in questo caso è aperto, in questo caso si tratta di 100 persone che abbiano già esperienza, e poi a settembre ne lanceremo un altro per 50 giovani, con un taglio di formazione che competenza digitale dell'export, anche una formazione più di base. Quindi entro essenzialmente fine anno avremo avviato l'iniziativa per formare 150 professionisti, i quali poi tramite i voucher e tramite Invitalia possono essere a servizio delle imprese o di reti o di consorsi di imprese. Per accompagnare questa iniziativa, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di giovani, noi abbiamo anche introdotto un nuovo approccio, che è quello che 10 esperti senior di commercio estero dell'ICE resteranno a disposizione durante l'esperienza presso le aziende dei temporary digital export manager, in modo tale da accompagnarli ed eventualmente da interagire anche direttamente con l'azienda, quindi di rafforzare la ricaduta per le aziende. Qua colgo l'occasione per fare ammenda di un errore di data che ho dato sul Global Startup Program. In effetti il bando scade il giorno 15 e quello invece che scade il giorno 16 è quello per la formazione di 100 nuovi professionisti di Digital Temporary Export Manager. Grazie. Grazie Presidente, abbiamo credo ancora qualche minuto per qualche ulteriore domanda. Un'azienda ci chiede se esistono ancora restrizioni al movimento di persone ed eventualmente di merci verso i Paesi Bassi in relazione alla pandemia. Chiederei all'ambasciatore Perugini di darci un piccolo aggiornamento anche su questo punto. Grazie. Grazie, non ci sono limitazioni collegate all'epidemia né per persone né per merci. La situazione nei Paesi Bassi sta tornando alla normalità, anche i voli diretti da e per l'Italia hanno ripreso una certa regolarità. Naturalmente si mantengono in vigore le regole di distanziamento sociale e il divieto di circolare in caso di sintomi, ma queste sono situazioni comuni anche al nostro paese, quindi per il resto non ci sono restrizioni da segnalare. Grazie. Grazie. Un partecipante ci chiede se c'è ancora la possibilità di aderire a PLMA per l'edizione di dicembre. Dunque, gli spazi per l'edizione di dicembre sono stati tutti venduti, diciamo così. Quella di dicembre, l'edizione che si sarebbe dovuta svolgere in maggio. C'è una lista d'attesa, naturalmente, quindi invito le aziende interessate a partecipare a PLMA comunque a prendere contatto con i nostri colleghi che si occupano della fase iniziale dell'organizzazione
prenotazione all'indirizzo privatelabel@ice.it, ma stante la grande importanza della manifestazione di PLMA, invito chi fosse interessato a cominciare a pianificare la partecipazione all'edizione 2021, che si terrà come da tradizione nella quarta settimana di maggio. Vedo il presidente che alza la mano e quindi gli ripasso la parola. Prego. Oh, grazie Luigi, solo per correggere il verbo venduto e per ricordare una cosa, perché chiedo scusa. Come le imprese sanno, e questa è anche un'iniziativa importante, la partecipazione alle fiere estere nelle collettive dell'ICE per il primo modulo di presenza dello stand è gratuita. È quello che volevo ricordare, non sarei intervenuto se non per guardare all'opportunità che, come tu ricordavi, il 20 stiamo organizzando già il 2021, le imprese si possono iscrivere per il 2021 e, come sapete, questo beneficio del primo modulo di esposizione gratuito è stato esteso proprio due settimane fa dal Consiglio di Amministrazione dell'ICE anche all'anno 2021. Sì, grazie. Naturalmente discorso analogo per PLMA vale anche per METS. Per quanto riguarda l'edizione di novembre di METS, gli spazi sono esauriti, la collettiva che organizziamo in collaborazione con la Confindustria Nautica ha esaurito gli spazi. Naturalmente anche qui l'invito, stante anche la grande rilevanza di METS per il settore dell'accessoristica e della componentistica nautica, è quella di cominciare a pianificare la partecipazione del prossimo anno, che potrà appunto beneficiare delle agevolazioni che ricordava il presidente. A proposito di nautica, mi collego perché c'è una domanda specifica sul settore. Abbiamo ancora un brevissimo momento per poter rispondere a qualcuna delle domande. Quali sono gli ambiti di specializzazione della cantieristica olandese? Molto brevemente, molto importante nella cantieristica olandese è la produzione, diciamo, di imbarcazioni di servizio per attività offshore, che sono poi imbarcazioni spesso ad elevato contenuto tecnologico, quindi tutto quello che serve per i servizi per le piattaforme petrolifere, i parchi eolici, le attività della logistica portuale naturalmente, e di crescente importanza negli ultimi anni il settore dei super yacht, dove riteniamo ci siano delle importanti opportunità per le tante aziende italiane che producono componentistica di lavorare con i grandi cantieri olandesi che stanno molto crescendo in questo ambito specifico. Le domande sono, devo dire, ce ne sono ancora diverse. Noi ci impegniamo naturalmente a fornire risposta a ciascuna di queste domande nei prossimi giorni. Mi avvierei alla conclusione del webinar. Chiedo naturalmente ai nostri relatori ancora presenti, al presidente dell'ICE, al ministro Nicoletti, all'ambasciatore Perugini, se intendono fare qualche ulteriore comunicazione, altrimenti possiamo avviarci alla conclusione. Ringrazio naturalmente i nostri relatori, ringrazio soprattutto le aziende che si sono collegate con noi questa mattina, invito a consultare il nostro sito per consultare i materiali relativi ai Paesi Bassi che già oggi pomeriggio provvederemo a pubblicare, dove troverete probabilmente anche qualche ulteriore informazione sul paese e sul mercato, oltre quelle che abbiamo potuto trasmettervi oggi. I webinar tematici dell'ICE non si fermano, continuano, ne sono stati realizzati alcuni sulla grande distribuzione in Francia e Germania. Ne approfitto per ricordare un webinar che si terrà questa settimana, giovedì, sui finanziamenti internazionali, quindi l'invito è per chi fosse interessato a consultare il programma e ad iscriversi attraverso il nostro sito www.ice.it. Mi fermerei qui, un grazie davvero a tutti, una buona giornata e un buon inizio di settimana. Arrivederci. Bene, solo una parola abbiamo ringraziato i partecipanti, siccome siamo all'ultima di queste 17 tappe, volevo ringraziare il team che collettivamente
ha creato questa collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e il CE, che ha reso possibile queste 17 tappe sia attraverso gli uffici esteri sia attraverso le sedi di Roma. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato. Grazie di cuore, davvero, buona giornata.